basterebbe trovare un locale così quando vado fuori a mangiare. Le piante del lago, il lago, le viti, qualcosa da ricordare nella tua vita. In qualche modo ascoltare i rumori del lago, avere come ispirazione quello da dove noi veniamo, cioè dalla natura, ma anche quello che la natura offre. Abbiamo questa opportunità che sono i pescatori che ci portano giornalmente il pesce del lago in base alla materia prima che ci viene offerta dal mercato, comunque dai pescatori o da quello che si trova, organizziamo un piatto. La qualità del pesce del lago di Garda, proprio per le sue profondità, come il coregone o l'avarello o la sardina, sono proprio eccellenti secondo me. Gli alimenti a chilometro zero non è che siano solamente buoni, ma danno la possibilità alle aziende che lavorano intorno a noi di poter sopravvivere e di far vivere il territorio in questo modo. L'espressione, secondo me, maggiore della cultura di un uomo è la cucina stessa, perché va ad alimentare il proprio sistema biologico.